Io ribadisco quello che ho detto tante volte, ognuno ha diritto di esprimere quello che pensa, quindi la squadra è uscita tra i fischi, evidentemente chi ha visto la partita non era contento di quello che ha visto. Io penso che bisogna capire i momenti quando si parla di calcio, capire cosa succede in campo e capire quando una squadra sta dando tutto, quando non sta dando tutto, quando ha addosso sicuramente uno può anche dire ingiustificata tensione che non gli permette di fare le cose e quando invece sta bene. La squadra che sta bene si vede, la squadra che non sta bene si vede. Noi che oggi eravamo in difficoltà, evidentemente dal punto di vista mentale era evidente. Io mi aspetto che lo stadio sostenga la squadra, dico la verità. E anche se c'è qualche mugugno ogni tanto che fa parte anche del gioco, perché c'è magari un passaggio sbagliato, un errore, un gol preso, però io mi aspetto che se la squadra, come è stato, si conquista sul campo i playoff, mi aspetto che la città di Rimini sia contenta e orgogliosa di questo risultato, che è un risultato soprattutto dei ragazzi, soprattutto della società. E poi dico in ultima parte anche mio, io sono arrivato qua 2 anni fa che la squadra era in Serie D, il mio obiettivo era andare nei professionisti e ci siamo riusciti. Quest'anno l'obiettivo era andare ai playoff e ci siamo riusciti. A me il resto interessa molto poco. Non è stata però, No. mister, una bella No, partita. no, assolutamente no, è stata una partita sofferta e il gol preso in quella maniera che poi è un po' lo specchio, no? di quello che può essere il tuo stato. Ripeto, ci sta anche di dire ingiustificato, però probabilmente la serpentina e l'involuzione che ha preso il giorno di ritorno dal punto di vista mentale, in casa soprattutto, oggi ha trovato il suo apice e quindi bisognava riuscire a essere più forti anche di questa cosa qua. E penso che i ragazzi, io li vedo in settimana, so come lavorano, è una squadra che va forte, dopo se non riesce ad andare forte la domenica sicuramente non è perché non corre, quindi poi bisogna chiedersi eventualmente noi come mai e cercare di capire come eventualmente aiutarla nelle prossime partite, però io penso che quel peso lì della difficoltà di raggiungere il risultato, in questo momento qua poi te lo togli e quindi poi andrai a giocarti i playoff sicuramente più libero, perché mentre prima, quando tu sei decimo tutto l'anno e poi all'ultima giornata rischi di uscire, è un po' come quando sei stato primo in campionato tutto l'anno e poi rischi di perdere il campionato l'ultima giornata. Sono stati d'animo classici che chi ha visto calcio sa come funziona. Quindi da quel punto di vista lì penso che quel peso lì non ci sia più e penso che invece questo stato d'animo potrebbero averlo gli avversari, visto che andiamo sempre da squadra arrivata, diciamo, dietro a giocare i playoff. Quindi ce li giochiamo a questo punto sicuramente sì, con serenità e con libertà. Poi dobbiamo sicuramente trovare qualche energia in più perché è evidente che la squadra oggi era anche in difficoltà, però io sono convinto che sia tutta una questione mentale. No. Sì, ma io quando, cioè, lo dico da mo' questo e penso che tante volte viene al di fuori viene letta come dire, ma non c'è motivo. Ho capito, non c'è motivo, ma se c'è, se questa situazione c'è, vuol dire che in questa situazione mentale nostra è scattata questa cosa e non siamo riusciti mai a girarla, perché se fossimo riusciti a girarla staremmo parlando di un altro tipo di partita che hai visto oggi, magari anche dello stesso risultato, però con una squadra sicuramente più sciolta. Sono d'accordo che ci sia, come ho detto anche ieri nella presentazione della partita, ci siamo messi noi in questa situazione, però bisognerebbe avere sempre equilibrio distinguere quello che è, voglio dire, la difficoltà da quello che è l'obiettivo che si deve raggiungere, da quello che può essere poi la soddisfazione per averlo raggiunto, perché altrimenti secondo me si sbaglia. Si sbaglia, ripeto, soprattutto io non parlo tanto dei miei confronti, perché poi a me le critiche cioè, ci sono, fanno parte di questo lavoro, non parlo più per i ragazzi perché veramente è una squadra che ha sofferto nel girone di ritorno, cioè ha sofferto, però ha sofferto insieme e parlo soprattutto per la società perché secondo me io mi aspetto che Rimini sia più vicina a questa società qua, dico la verità e lo dico a titolo personale, non parlo perché nonostante la partita, nonostante tutto, al fischio finale oggi secondo me deve esserci uno stato d'animo che deve essere riferito a 2 anni di lavoro, non alla partita di oggi dove era evidente che se andavi 1-1 l'ultimo quarto d'ora soffrivi ancora di più, perché è così, perché qui non c'è, nessuno ha la PlayStation e nessuno ha la capacità di andare a fare gol.
agli avversari con quella facilità che probabilmente ci si aspetta. Ecco, questo è quello che mi sento di dire, ma con un grandissimo rispetto di tutte le parti, perché, lo ripeto, ognuno è giusto che esprima il proprio parere, però anch'io, e quindi io dico questo. Ma anch'io un po' mi aspetto, sinceramente, però non mi sbilancio perché la nostra è una squadra che quest'anno alcune volte mi sono sbilanciato e magari pensavo che fossimo riusciti a uscire da una certa situazione e non ci siamo mai riusciti del tutto, quindi oggi come oggi io non ho la capacità di immaginarmi quello che può succedere nel prossimo turno di playoff. Oggi stiamo concentrati sul fatto che abbiamo raggiunto un obiettivo e spero questo che ci tolga un po' di ansia. Poi il resto lo vedremo nei prossimi giorni, perché ci sarà modo di preparare la partita, di capire e tante cose. Però questi ragazzi qua quest'anno meritavano di arrivare ai playoff, perché sono sempre stati lì ed era giusto che finissero lì. No, allora, per me è soprattutto una questione mentale. La squadra ha anche dei limiti tecnici, però ci sono squadre con limiti tecnici più alti dei nostri che hanno fatto pochi punti meno di noi, però con prestazioni migliori. Quindi vuol dire che comunque non è solo una questione, dopo dipende sempre da quella che è l'aspettativa. Io questa cosa qui l'ho detta tante volte durante l'anno. Certo che se uno si aspetta di avere una squadra che se la gioca dal punto di vista tecnico con le prime tre in classifica, allora probabilmente c'è qualche limite da quel punto di vista lì. Però se noi guardiamo invece le prestazioni del girone di ritorno, soprattutto della seconda parte del girone di ritorno, soprattutto in casa, mi viene da dire, dobbiamo pensare a questo aspetto qua. Dobbiamo pensare a questo aspetto qua, perché secondo me è il discorso che va fatto questo qui. La sua squadra è uscita tra gli applausi del Romeo Neri, quindi insomma hanno voluto premiare i tifosi biancorossi l'impegno che è stato messo dalla Camontara, che ha fatto una bella partita, ha pareggiato 1-1 contro il Rimini quest'oggi. Ci ha fatto molto piacere, perché riuscire con una retrocessione e venire qui a Rimini, dove si giocavano playoff, ovviamente noi abbiamo cercato di onorare il nostro cammino e purtroppo non è stato felice. Quindi dico un bravo ai ragazzi, perché oggi hanno fatto secondo me una grande prestazione. Mister Coppi, buonasera. Buonasera. Sì, come ha detto lei, al di là, purtroppo siamo arrivati qui già retrocessi, però analizzando la partita sarebbe stato un bel punto che lascia anche un po' da mano in bocca, visto anche il gol annullato a Lorenzo e comunque anche altre occasioni che il Montemarchi ha creato rispetto magari alle partite precedenti. Sì, lascia la mare in bocca, perché se devo essere sincero, questa è una squadra che probabilmente non si doveva trovare in questa situazione di classifica, però questo è il calcio, dobbiamo accettare i risultati del campo. Oggi abbiamo fatto una prestazione veramente gagliarda e insomma io devo dire bravo ragazzi. Il rammario c'è ancora di più, perché logicamente vedere giocare una partita in questa maniera e sapere che siamo una squadra retrocessa fa male. La sensazione è che solo l'uscita di scena di Talenti che abbia fermato verso una possibile vittoria, cioè quel giocatore lì gli dava molta profondità e da quel momento lì, dal momento in cui è uscito Talenti, siete un po' arretrati e non è che si sono mai finiti. Sì, è verissimo quello che dice, perché Talenti allungava tantissimo la squadra e ha portato su, ha fatto sì che la squadra salisse e ha messo in grande difficoltà la difesa del Rimini, perché non sono mai riusciti ad anticiparlo, ha recuperato tante punizioni, quindi è stato un po' il nostro giocatore, dai, che oggi ci poteva dare qualcosina in più. Poi dopo l'uscita sinceramente ci siamo abbassati un po' troppo. Com'è stato esordire in Serie C tra i grandi, che lei è stata chiamata in corsa, tre partite pronti via,
ci racconti un po' le sue sensazioni, visto che adesso è finita tanto. Ma io posso dire che per me è stata intanto un'esperienza che devo ringraziare la società, perché io ho sempre lavorato per il settore giovanile, quindi questa è stata un'opportunità per me che me la ricorderò forse per tutta la vita. Io vedere questi microfoni qui davanti, mi dispiace dirlo, ma non ci sono abituato. Niente, è una sensazione bella, però sono stato io quello che ha determinato poi alla fine la retrocessione. Nel tabellino ci sarà il mio nome, nonostante che siano 15 giorni che sono con la prima squadra. Siamo andati a giocare a Ponte d'Era praticamente, che era il giorno avanti, ci siamo presentati a Ponte d'Era. Però ecco, la società mi ha dato una grande opportunità e li devo ringraziare. Volevamo questo. Abbiamo chiesto ai ragazzi di finire con dignità, impegnandoci, onorando la maglia e onorando il campionato. L'abbiamo sempre fatto, anche negli anni passati, quando magari le cose finivano meglio. Quindi lo dovevamo fare adesso ed era obbligatorio. Uscire da Romeo Neri con gli applausi non è da tutti, fa sempre un grande piacere e accentua ancora più il rammarico di tutto. Però ricevere il tributo di questa platea è molto importante per noi e ci dà fiducia e coraggio per il nostro futuro. Presidente, buonasera. A lei sono affidate le ultime parole della stagione, diciamo. Qual è la sua chiusura? Che cosa si sente di dire? Mi sento di dire che adesso ci avviamo al momento peggiore, vale a dire la fine del campionato, quindi il dover analizzare tutto e il dover metabolizzare tutto, e non sarà facile. Come ho detto già in passato, una retrocessione lascia scorie enormi e anche in momenti indelebili. Quindi io mi auguro che noi sappiamo stare insieme, sappiamo essere uniti, che la nostra società riesca a mantenere tutti con una certa tensione, tentando di tenere l'asticella sempre a un buon livello, e poi con calma ci caderemo in questo campionato che già conosciamo per nostra tradizione, ma che presenta tantissime difficoltà e alle quali dovremo far fronte con intelligenza e impegno, altrimenti le sorprese non sono piacevoli. Sono sempre dietro l'angolo, quindi ci vorrà molta attenzione, oculatezza e tanta calma e freddezza nel ragionare. Presidente, vi aspettate qualcosa dallo strascico come tutti gli anni del campionato? Tutti, certamente, siamo attenti a qualsiasi tipo di soluzioni, siamo una società seria, sana, fatta di gente locale, con imprenditori giovani, lungimiranti, con la testa sulle spalle. Non abbiamo mai fatto il passo oltre la gamba, anche quando ci poteva capitare l'occasione, diciamo, del mercato di riparazione a gennaio, siamo rimasti con questi, e accettiamo il verdetto del campo, perché è questo che bisogna fare, e quindi ammettere le nostre colpe, e allo stesso tempo cercare di reagire per la nostra società, per il nostro paese, per i nostri tifosi che anche oggi sono venuti e devo dire ci ha fatto molto piacere. Le ripeto ancora, uscire da questo stadio con il tributo di questa piazza bellissima è una grande cosa per noi, è una grande iniezione di fiducia. Speriamo che sappiamo trarne profitto e facciamo valere tutto questo. Sicuramente oggi i tifosi volevano vincere, ma questo lo volevamo anche noi, perché comunque sappiamo che l'Aquila Montevarchi era già retrocesso, ma è venuto qua, non ci ha regalato niente, ha fatto la partita che doveva fare, ma giustamente, e noi eravamo un po' timorosi all'inizio, un po' sembrava che ci avessimo qualcosa in testa che ci dava fastidio, perché non riusciamo a fare le cose che di solito facciamo. E come hai detto tu, penso che abbiamo centrato l'obiettivo dei playoff, e dopo penso 13 anni che Rimini non fa i playoff, quindi obiettivo raggiunto, e ora contro chi giochiamo, sappiamo che dobbiamo andarla per vincere e sicuramente dobbiamo fare un'altra partita rispetto a oggi. Ma questa è una squadra
un po' imprevedibile, no? Tanto bella nel girone di ritorno quanto nell'andata, quante difficoltà nel girone di ritorno. Mi ha dato un po' l'idea che cosa mi sia mancato, se questo blocco, no? A livello psicologico, magari questa difficoltà, queste eccessive insicurezze, quanto abbiano pesato. Ma sicuramente la vittoria aiuta. Infatti vincere secondo me aiuta a vincere. Il giorno di ritorno ci è mancato tanto la vittoria e sicuramente, però ti dico, per me qualche punto in più potevamo averlo e lo meritavamo, soprattutto in casa. È vero che non abbiamo sempre giocato bene, ma qualche prestazione in cui potevamo portare via almeno la vittoria c'è stata, secondo me. E l'unica cosa, la differenza del giorno di andata secondo me è che l'andata andavamo in qualsiasi campo consapevoli della nostra forza e ora sembra che qualcosa ce l'abbiano tolto. Purtroppo, come ho detto prima, sembra che non ci vengono cose banali, sbagliamo cose banali che all'andata non sbagliavamo. Queste sono molte volte i centimetri, quei centimetri che oggi hanno diviso dal gol, sembrava fatto quello oggettivamente. Sembrava un flipper, non ho capito dove è passata la palla. Io vabbè, ma sono momenti, purtroppo. Adesso si resetta. Come si riparte, come si. Ma strano dirlo, però magari si conquistano i tifosi. Noi sappiamo che dobbiamo andare a vincere in qualsiasi campo per passare il turno, è quello che proveremo, è quello che abbiamo detto adesso in spogliatoio tra di noi, perché quello che succede fuori fa parte del calcio, ma dentro dobbiamo tornare a essere quelli che eravamo prima. Sì, ovviamente da tutto il girone di ritorno che non riusciamo a ottenere una vittoria in casa e questa cosa sta iniziando a pesare soprattutto ai tifosi, da una parte è capibile, dall'altra comunque oggi è un giorno importante perché Rimini è entrato nei play-off e insomma, diciamo, dopo l'anno scorso che giocavamo in Serie D, perché mi ci metto anch'io, e abbiamo vinto un campionato, siamo saliti di categoria nei professionisti, ci siamo salvati con largo anticipo e oggi abbiamo raggiunto anche l'obiettivo playoff. Sicuramente è un periodo che stiamo facendo un po' fatica, però è finito il campionato e dai playoff tutto si azzera più o meno e cercheremo di affrontare la prima partita come la prima finale di una lunga serie, speriamo. Siete riusciti a resettare l'ultimo di campionato, però adesso è il momento, no? Veramente di resettare anche il rapporto con i tifosi, tutto quello che è stato è il momento di portarselo un po' alle spalle, forse anche crollarsi di fronte a qualche timore, perché io voglio sperare e non ho motivo di non credere che questo non possa essere vero lì, con tanti errori, tante cose banali sbagliate, penso che siano anche elementari, cioè questo è un po' l'idea che sono fatta. Sicuramente una parte mentale c'è, il calcio è un gioco molto mentale, lo si vede già da calciatori che affrontano annate importanti quando stanno bene mentalmente e vanno più in difficoltà in altre, e lo si vede anche dal fatto che affrontavamo una squadra retrocessa, ultima in classifica, che non aveva niente da chiedere a questa partita e mentalmente era serena, giocava molto spavalda, e noi invece eravamo un po' frenati perché avevamo bisogno di un risultato per ottenere il nostro obiettivo, però come abbiamo detto prima e come hai detto anche te, insomma, ai playoff tutto si azzera, quasi tutto si azzera, e dispiace solamente che ci sia questa distanza, rottura, questa cosa con la curva e con i tifosi, perché insomma avremo bisogno anche di loro, però sicuramente affronteremo la prima partita cercando di portare a casa una vittoria in trasferta e niente. Questo può darmi un modo d'orgoglio, no? Alla fine dire abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, nonostante tutto siamo usciti dal campo in un clima paradossale, perché tra i fischi adesso vi facciamo un po' vedere chi siamo, no? Sì, penso sia la prima volta che mi capita di raggiungere un obiettivo e uscire in questo clima paradossale. Da una parte, ripeto, è capibile, però insomma, sicuramente adesso siamo un po' soli contro tutti e ce la andiamo a giocare a viso aperto a Gubbio, se sarà a Gubbio, in base a cosa deciderà il giudice sportivo, insomma.
però spero che mentalmente si faccia quel click mentale, insomma, diciamo, non abbiamo più da perdere nulla, abbiamo solo da guadagnarci ogni step, ogni partita, una fase in più dei playoff. Hai chiuso la stagione con 16 gol nel campionato, più 3 ovviamente in Coppa, quindi diciamo una bella stagione da parte tua. Sì, sì, a livello realizzativo è stata un'ottima stagione, magari un po' frenata dal periodo negativo del girone di ritorno, però sono molto contento e lo devo anche ai miei compagni, allo staff, alla società, quindi condivido con loro questo bel risultato personale.